curati concorrono a una percentuale, valutiamo l'estesa del 10%. Lei fu acclamato dal finestrino dei fotografi. Ecco, noi abbiamo stabilizzato passando a lei. Quest'anno sono 20 e 20. Beh, ci avviciniamo a un utilizzo quasi intensivo. Io mi auguro che con le persone, lo dico con il sorriso, diremo quasi certamente tutte, e soprattutto saranno fatte in modo tale da dare coincidenza, attuzione. Signorina Carpercola, noi vogliamo restaurare questo modo tradizionale di ferrovia, perché è al servizio. E dirlo, caro assessore, in un momento come quello attuale, di guerra, di crisi delle materie prime, io vorrei che tutti comprendessero di questi treni a vapore è comprovato per un euro speso nel fatto inutile, in un contesto molto più ampio, caro assessore Baldelli, affinché nessuno, e finora non è successo, ci possa dire che della foto è lo sviluppo dell'area interna, che lei con la riapertura, noi siamo degli esecutori sostanzialmente, me lo dico da solo, efficienti perché piccoli, di una strada un po' brutto, fatto di cemento armato precompresso e nel nucleo storico di mattoncini rossi meravigliosi, e da lì noi abbiamo pensato di fare un hub dal quale rendere fruibile il treno non solo come vettore di collegamento ma come oggetto da esposizione per le scuole, chissà se in quei padiglioni magari accanto alle carte. No, ecco le stazioni ferroviarie, sempre sulla bellezza, avete visto le stazioni ferroviarie con quale tipologia di restauro abbiamo approcciato? Ferroviaria italiana, togliendo le superfettazioni, mettendo tecnologia nascosta, e oggi Pergola è un giardino a centratori della Pergola Fabria. Lascio a lei l'illustrazione ovviamente di tutti i numeri e di quello che ha voluto finanziarci. Grazie direttore per l'interlocuzione tra il nostro capoluogo di regione, che è la porta sul mondo, con l'aeroporto e con il porto e con la stazione ferroviaria, e l'intuizione della nuova amministrazione regionale.